Anche a te, Tipo. Va bene, grazie. È la media. Buongiorno, sono le 10:02, così come la convocazione. Ringrazio la segreteria a cui chiedo la verifica del numero legale. Oggi chi c'è come segretario? Daniela? Io presento. Sì, io che Dario. Dario. A cui chiedo la verifica del numero legale attraverso l'appello. Bertolino è presente. Mattariano presente. Caputo presente. Chinnici presente. Lo Monaco presente, buongiorno. E allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. E allora, tra le comunicazioni, stavamo commentando questa richiesta, questa missiva che arriva dalla scuola Salgari, quindi non sono bastate 2 o 3 sedute di commissioni congiunte in cui abbiamo attenzionato l'argomento. Non so se l'avete letta tutti. Ci vogliamo determinare in qualche modo, vogliamo fare una nuova convocazione rispetto al quesito. Presidente, in verità io ti devo dire che noi abbiamo avuto un'audizione, pensavamo, esaustiva in Commissione Trasparenza e Garanzia, dove abbiamo invitato di tutto e di più, ivi compreso il RUP e il direttore cantiere dei lavori, che ci ha spiegato che è stato un caso fortuito, quello di allora, io parlo non questo di ovviamente dei giorni scorsi, ma che era stato un puro caso perché non era stato stretto bene una cerniera e quindi diciamo che spiegato in questa maniera non ci dovrebbe assolutissimamente stare una questione del genere. Ma rispetto ai dubbi che avevamo sull'utilizzo di un infisso rispetto a un altro, sulle dimensioni rispetto a un altro, sul fatto che potesse essere vasistas anziché scorrevole, diciamo i dubbi erano stati in parte dissipati. Evidentemente questo caso, ulteriore caso, ci riporta indietro sostanzialmente e a dire che il problema non era del caso singolo di quella semplice cerniera. C'è qualche cosa che i nostri sospetti, sin dal primo momento, dalla data del sopralluogo, primo sopralluogo che io ho fatto in compagnia del consigliere Ferrandelli, ma soprattutto di alcuni tecnici privati, e che ci dice fin da subito che comunque questi infissi non dico che non fossero a norma, però evidentemente le dimensioni di questi infissi facevano sì che comunque erano fortemente a rischio perché il peso di queste di queste finestre, soprattutto quelle a vasistas, con la paura di un colpo di vento, potessero appunto ribaltarsi ed è esattamente, credo, quello che è successo. Quindi io credo che più che un ulteriore incontro, io credo che noi si debba fare una bella nota anche di denuncia fatta all'assessorato, fatta agli uffici, perché questa cosa non possa passare inosservata, perché qua stiamo parlando dell'incolumità dei nostri figli, dei nostri nipoti, che non è, Anche dei docenti che, e dei anche dei docenti, docenti. certo, dei docenti nella fattispecie era proprio un docente che diciamo ha subito questo problema. Per cui ascoltarli ulteriormente, io vorrei che a seguito di questa pseudo denuncia che noi facciamo avvenga una relazione dettagliata, perché se qualcosa non collima rispetto a ciò che abbiamo avuto, capitolato e quant'altro, possa fare la strada della Procura della Repubblica. Lo dico con molta chiarezza, non si può scherzare con la vita delle persone.
Allora, Cesare, a questo punto dovremmo decidere come fare partire questa nota, visto che c'è stato questo passaggio, credo ultimo tra l'altro, in commissione trasparenza. La fai partire tu, la facciamo partire a firma congiunta? Guarda, io oggi ne parlo in Sì, e commissione, allora visto ci che subito aggiorni. dopo. Però entro Poi, domani, in base a quello che dici certo. oggi, in base a quello con cui vi determinate oggi, domani prendiamo la decisione, o metto io la firma insieme a te. Cioè comunque devi far presente ovviamente che ha, e non solo, io metterei la firma anche del presidente, cos'era l'altra commissione, Alla commissione bilancio. bilancio e patrimonio. Valutiamo perché diciamo non, ritorniamo, mi sembra, allo stesso discorso dello Stadio delle Palme, in cui assessori e commissioni consiliari si debbono occupare, diciamo, della gestione spicciola di un procedimento amministrativo, nel senso che veramente è imbarazzante tutto questo. E con un'arroganza, con una presunzione che quando proponiamo delle cose vengono date per scontato, e scontato non sono assolutamente. Vabbè. Qui in più c'è la salute pubblica, che è un. Aggiungiamoci il bando di Natale pure in questo iter, diciamo, in cui siamo stati presi per pazzi e poi. Vabbè. Va bene, allora c'è. Se posso dire soltanto una cosa, cioè, consideriamo anche che stiamo parlando, cioè noi abbiamo saputo peraltro che ci sono ovviamente grossissimi problemi per l'accordo quadro da finanziare, quindi i lavori appunto di manutenzione, altri lavori di manutenzione comunque urgenti non possono essere fatti perché manca il finanziamento dell'accordo quadro e tutto quello No, che vogliamo. questo è stato smentito perché pare che non ci sia bisogno di soldi perché mancano i progetti, non i soldi. Tanto No, che è stato no, svuotato il finanziamento. scusami Presidente, non prendiamoci in giro. Allora, mancavano i progetti e Delle quindi due l'una però. hanno O ci sottratto. prendono in giro o è così. No, voglio dire però, scusami Francesco, i soldi quelli sono, quindi o li usi per i cimiteri, o li usi per l'accordo quadro, o li usi per qualche altra cosa. Ad Forse sei oggi. stata distratta, Viviana, in consiglio comunale c'è stato riferito a domanda specifica come sia stato possibile svuotare Mancavano i un progetti, scusami, no, capitolo di bilancio che io era stato preso da un fondo di riserva di 1.800.000 diviso in 750, no, cos'era, 900 e 900 per due accordi quadri. non ho sentito. Scusa Francesco, l'ho È stato sentito, no, possibile non mi pare. svuotarlo ed è stato detto che è stato svuotato perché le somme non erano impegnate perché mancano i progetti esecutivi. E che gli unici progetti esecutivi sono più o meno intorno ai 340.000 euro, che sono quello che gli hanno lasciato. Quindi la teoria che ci è stata comunicata, di cui vorrei avere anche contezza ora dall'altra campana, che è quella degli uffici, è che realmente mancano progetti esecutivi superiori a 340.000 euro e che possono essere fatti soltanto quelli. Quindi, delle due l'una, non è andare contro quello che tu stai dicendo, Viviana, però non puoi dichiarare che mancano i soldi, perché ad oggi il Va problema bene, non erano i mancano i soldi. progetti. Ok, Francesco, mancano i progetti. Fai finta invece che noi dall'altra parte abbiamo 1 milione di euro di progetti. C'è 1 milione di euro? No, c'è un mi perché quel milione di Erano. euro è stato utilizzato comunque per altre cose che sono, diciamo, più o meno urgenti. Alcune, secondo me, ovviamente no, non lo sono. Non sono paragonabili all'urgenza della scuola, però sto dicendo che comunque stiamo raschiando il fondo, poi l'abbiamo raschiato, questo lo sappiamo. Il punto non era poi questo, perché non volevo fare un focus su questo, che se vuoi, anzi, vorrei farlo, ma più in là, appena chiudiamo questo argomento. Il senso era, stiamo parlando di lavori di efficientamento energetico, di lavori finanziati, di lavori appaltati, di lavori eseguiti. E di problemi quindi su lavori eseguiti, cioè è ancora più un peccato, visto che sono poche le scuole che possono, a causa della mancanza dei progetti esecutivi, ma anche a causa, diciamo, sono sicura che anche quando ci saranno i progetti magari finanziati, saremo in affanno perché mancheranno comunque delle somme. Detto questo, sicuramente il problema principale, come dici tu, è la progettazione a monte. Ma lo sappiamo, progettazione, programmazione degli interventi. Avevamo detto di portarci avanti perché i lavori era il caso di farli in estate. L'estate scorsa, però, se ricordate, siamo appena indietro di un anno. Quindi dico, non sto dicendo nulla di nuovo, però in questo caso sto dicendo, abbiamo dei progetti finanziati, eccetera, e dei lavori, anzi, addirittura eseguiti.
I lavori si svolgono in questo modo. Dico, io sarei anche Cesare, pensavo sinceramente che eccezionalmente come cosa d'urgenza anche fuori commissione, cioè anche con una commissione mista, una delegazione oggi andasse direttamente a scuola, perché so che oggi alle 10:30 mi pare che dovrebbe almeno è stata richiesta la presenza degli uffici alla scuola. Quantomeno il verbale di oggi lo chiedo a tutti e due presidenti, a Francesco Bertolino e a Cesare Mattaliano nelle due commissioni, chiedo formalmente di poter leggere la cosa che venga acquisito sì. Di oggi, sì, assolutamente deve essere acquisito da entrambe le commissioni il verbale di oggi andranno lì alle 10:30, bene, scriveranno qualcosa e per favore, alle due commissioni, una copia. La verità... ho alzato la mano. Ah, prego, scusa. Scusate. Collega Caputo, il volume. No, dicevo, se Cesare voleva rispondere a quanto detto da Viviana... No, prego. No, perché io, allora, se vi ricordate, noi abbiamo fatto una commissione congiunta con, mi pare, la commissione urbanistica tempo fa, per gli edifici scolastici, vi ricordate? Perfetto. Allora, in tale occasione, io vi avevo detto che cosa? Che esiste comunque una carta dei servizi scolastici del 1995, che afferma che cosa? Che l'ambiente scolastico deve essere un ambiente pulito, accogliente e sicuro. Ora, per rispettare questo, ci sono delle strategie, ma la strategia non passa soltanto dalla progettazione, è giusto? Esiste anche la manutenzione degli edifici, la manutenzione degli impianti, la gestione igienica, che questo deve essere una costante. Cioè non deve essere qualcosa di straordinario o legato all'emergenza. Cioè nella progettazione ci può stare, io posso progettare perché penso di fare quella cosa X, ma la manutenzione degli edifici scolastici deve essere annuale. Ed è questo che noi avevamo appunto detto, mi pare che c'era l'assessore Prestigiacomo presente quel giorno. Ma secondo me adesso dovrebbe essere messo per iscritto, si dovrebbe aggiungere tutto questo, vorrei capire da che cosa passa e con quali risorse o quali risorse vengono utilizzate per la manutenzione annuale degli edifici scolastici. No, è chiarissimo, è purtroppo la mancanza della manutenzione ordinaria che poi ti porta agli eventi straordinari e a dover programmare. Che possono essere pericolosi, perché certo, è chiaro, certo, che la mancanza della manutenzione ordinaria mi può creare poi l'evento che è poi anche mortale. Perché no, io ci sono lì dentro bambini. Sì, prego Cesare. No, io volevo aggiungere solo una cosa a ciò che aveva detto la consigliera Lo Monaco. Un sopralluogo stamattina fatta dagli uffici, credo sì, importante, perché devono andare a verificare di che cosa sia successo, ma io credo che andava fatto anche con un contraddittorio. Cioè, bisognava anche dei tecnici esterni, perché io non lo voglio sentire dire sempre alla solita, perché lo capisco, anche la difesa d'ufficio, lo comprendo benissimo, la cerniera che non è stata avvitata bene, ma io voglio capire se è veramente la cerniera, voglio capire se non ci sarà un terzo, un quarto caso, quindi che lo continui a fare sopra il luogo gli uffici, senza che ci sia dei tecnici esterni che verifichino. Adesso, ma a questo punto, i tecnici della ditta proprio, perché dico, saranno stati quelli della ditta, non è che li hanno messi gli uffici, si certo, va.
Certo. Ma abbiamo noi un responsabile dei lavori, il direttore dei lavori e il RUP, che si assumono la responsabilità di dire che quelli sono adeguati. Ti ricordi quando c'era l'architetto Romeo, ne abbiamo parlato, pubblicamente si sentivano attaccati e tutto quanto, ricordo perfettamente, eravamo in presenza in commissione. E proprio noi diciamo, abbiamo detto questo, abbiamo detto no, ma non stiamo attaccando lei, vogliamo sapere chi è il responsabile, non perché dobbiamo puntare il dito, ma perché vogliamo anche capire quando voi avete visto e relazionato che era a norma e che era adeguato al capitolato e a quello che era previsto, cioè di questo noi parlavamo. Quando è successa la cosa del tubo che impediva la chiusura della finestra, che se ne sono accorti dopo, ho detto: ma Luigi, qualcuno ha rilevato, qualcuno ha oggi rilevato vado che era, diciamo, a norma e che il lavoro era stato fatto sì. correttamente. Francesco, hai il microfono aperto. 2-2-2-3, sì. Che era la pressione delle gomme, 2-2-2-3. Gli chiudo il Sai chi se l'è presa? Presidente, sì, chiudilo, certo. Ok. Gliel'ho disattivato, ora mi urlerà la censura come fa qualche collega consiglio comunale. No, e quindi insomma, secondo me, io sono d'accordo, Cesare, però per quanto mi riguarda, cioè, se noi conosciamo, abbiamo anche se ci fosse qualcuno di nostra conoscenza esterno o di conoscenza del dirigente scolastico, però gratuitamente che vengano lì e verifichino lo stato dei luoghi, ovviamente con l'ok del dirigente, non lo so se è Allora, fattibile, però io penso così come si è fatto in altri casi, quando diciamo, qualcosa non proprio nelle progettazioni non è quadrato, si sono fatte delle commissioni intersettoriali. Io credo che tutto questo materiale, che a partire dal capitolato e quant'altro, e sul rispetto di questo capitolato, debba essere oggetto di una commissione speciale fatta da una, appunto, commissione intersettoriale, che ci possa dire se i lavori sono stati fatti bene, se hanno rispettato il capitolato, perché a me che lo dica di nuovo l'ufficio, che capisco che se ne assume tutta la responsabilità, devo dire la verità, non mi sta più bene. Dico, Sono d'accordo, però. ed è logico che non è. Che non può essere polemico e non può essere un attacco all'amministrazione, perché diciamo qui l'amministrazione, parliamo di un'amministrazione dal punto di vista gestionale e non politica, però non, no, un terzo episodio sarebbe di una gravità assoluta. Quindi noi dobbiamo fare in modo che non ci sicuramente non ci sarà, ma dobbiamo anche mettere in cantiere quanto possibile affinché si possa evitare un eventuale terzo episodio. Sì, io dico, se tu però lì oggi per esempio registri, no? Fai un video, fai delle foto, registri quello che loro dicono, ovviamente attraverso un verbale, attraverso un eventuale sopralluogo congiunto, roba del genere. E domani, ok, la commissione va con dei tecnici esterni a verificare, si può fare anche una comparazione appunto delle due versioni e capire se c'è un difetto di interpretazione da una parte o dall'altra, ok? E allora lì se c'è una discrepanza, no, se io dico è stato fatto a norma, ma è capitato perché c'era l'1% di possibilità che capitasse, e l'altro dice no, era prevedibile perché andava fatto in maniera diversa il lavoro, giusto? Cioè, allora uno può dire bene, c'è una discrepanza, qualcosa non è chiaro. E si va avanti. Dico, in questo senso mi sarebbe piaciuto essere presente o comunque avere qualcuno che registrava la situazione. Dico solo questo e poi mi taccio se dobbiamo cambiare argomento. Io credo che la commissione che faccia il sopralluogo, non la condivido se non il fatto, un atto di presenza a supporto, diciamo,
di chi ha subito il problema, quindi a sostegno anche della scuola, del dirigente scolastico. Solo questo. Dopo di ciò, la lettera a cui facevo riferimento, indirizzata soprattutto al segretario generale, deve avere proprio questa finalità, affinché si apra una commissione adeguata e attraverso l'individuazione di tecnici esterni si faccia un riscontro sulle cose che sono successe, e poi la comparazione quella la faranno gli uffici, la farà il segretario generale, che sarà incaricato, diciamo, di questa eventuale inchiesta. Noi credo che dobbiamo favorire il tutto attraverso una richiesta ufficiale di apertura di inchiesta su questa vicenda. Allora, Cesare, domani ci aggiorniamo sulla vicenda e facciamo partire, decidiamo il tipo di nota e tutto, rispetto anche all'ascolto della commissione trasparenza che se ne è occupato. E io ho sentito invece il presidente Zacco, attività produttive, proponendogli una congiunta sul tema della tassa di soggiorno, in modo da avere un confronto con loro. Lui non si ricordava, o comunque certamente non ha letto l'email della Romano, quindi stava verificando se era arrivata anche a lui la nota, che comunque io gli ho già girato, e che mi avrebbe fatto sapere se questa settimana o al massimo lunedì prossimo fare una congiunta con loro per eventualmente condividere un percorso. In tutto questo, siccome siamo in attesa anche del feedback finale da parte della dottoressa Vicari, a cui abbiamo consegnato i regolamenti impianti sportivi, questo fine settimana mi si è accesa una luce e chiederei se riusciamo ad aprire un attimo il regolamento, o se voi ve lo ricordate così a tappo. C'erano due proposte di emendamenti da parte della settima commissione sul regolamento impianti sportivi, credo del collega Susino, a cui avevamo preso l'impegno che ne avremmo fatti nostri, li avremmo inseriti in modo da condividere, per evitare, diciamo, una scorrettezza, una dimenticanza più che altro. Volevo verificare che in qualche passaggio degli articoli si potesse fare riferimento. Se non sbaglio, uno era legato al tema del presidio della strumentazione per il primo soccorso, se non sbaglio. Valentina, tu ti ricordi? C'era qualcosa del genere. Comunque, gli diamo un'occhiata e vediamo di capire se poi in qualche parte li abbiamo inseriti o meno. Perché mi sembra corretto, ovviamente, avendo preso l'impegno, di una volta che abbiamo il feedback della dottoressa Vicari, di girarlo alla settima commissione dicendo che il nostro percorso si è concluso, che abbiamo anche inserito le loro proposte e di essere pronti, diciamo. Quindi su questo poi adesso, se qualcuno si ricorda qualcosa... Uno era sulle palestre scolastiche, su quando io ricordo almeno che riguardava il fatto che l'associazione sportiva con la quale si stipulava la concessione d'uso, la convenzione d'uso, sostanzialmente doveva procurarsi, quindi se io associazione sportiva devo utilizzare la palestra scolastica X, devo comunque essere dotata in quell'occasione io non lo condividevo in toto, attenzione, perché dovevo darmi di tutto e di tutta il kit, diciamo, di pronto intervento, quindi in teoria pure dovrebbe esserci, insomma, un po' di tutto, dal defibrillatore, insomma, però io dovevamo capire, questo era rimasto un aspetto non chiaro, se queste cose, queste dotazioni, no, di sicurezza, come io credo, devono essere già comunque in loco, soprattutto perché parliamo di palestre scolastiche, ma anche per quando parliamo di impianti sportivi, tu quindi sappiamo anche alla piscina. Poi se la società sportiva magari si allena con quotidianità, come avviene appunto alla piscina comunale, o ci sono problemi particolari, perché in piscina comunale sappiamo che ci sono dei problemi, ci sono stati dei problemi con i defibrillatori, allora ben venga che la società sportiva comunque si doti e abbia queste attrezzature e queste dotazioni.
Però ripeto, era un po' da capire a livello normativo a chi compete la responsabilità comunque di averne, perché di averne la disponibilità. Cioè, io non sono ovviamente contrario, io sono per il presidio di sicurezza e tutto quanto, però dico anche, capiamoci, perché se magari abbiamo una società sportiva, abbiamo 4-5 società sportive che si allenano in una palestra e poi si allenano anche da un'altra parte, non è che si possono le dotazioni per il pronto intervento. Dico, in teoria dovrebbe esserci lì una sala medicazioni completa di tutto l'occorrente, l'estintore, giusto, cioè il defibrillatore direttamente nel luogo. Cioè, la responsabilità ce l'ha il proprietario di solito, il proprietario, quindi il gestore in quel caso dell'immobile, in quel caso il dirigente scolastico. Non lo so, ditemi colleghi, ne avevamo parlato di questa cosa ed eravamo arrivati a questo punto, io questo me lo ricordo. Io sono assolutissimamente favorevole a ciò che diceva il consigliere Susinno. Io lo aggiungerei al netto di chi deve fare cosa. Capisco che l'impianto, la scuola deve essere dotato di defibrillatore, cassetta di pronto soccorso e quant'altro, ma ritengo opportuno, necessario, fondamentale che lo sia dotato, che si dotino anche le società sportive. Mi sentite? Perché no? Perché sì. Tu mi senti? Sì. Perché che non avvenga mai che qualcuno possa dire ah, ma la scuola non aveva il defibrillatore. Non esiste. La scuola deve avere il defibrillatore. Se putacaso quel giorno non dovesse funzionare, tu società devi avere il defibrillatore, devi avere la cassetta di pronto soccorso, devi avere tutto. Allora, meglio abbondare. Quindi per me va. Ho recuperato i due emendamenti. Il primo emendamento prevede all'articolo 4 del regolamento aggiungere, ora non mi ricordo qual è l'articolo 4, ma adesso andiamo a vedere, un comma 1 bis, quindi è un emendamento aggiuntivo in cui loro chiedono gli assegnatari sono tenuti a dichiarare che si impegnano a rispettare le norme di sicurezza ed altresì a provvedere a dotarsi dell'equipaggiamento utile per il primo soccorso. Questo era il primo emendamento. Il secondo invece era sull'articolo 6, in cui chiedevano di aggiungere anche qui un comma, con il seguente testo: ai fini della programmazione dell'uso degli impianti sportivi si deve tenere conto delle esigenze manifestate dalle associazioni che operano nel territorio in campo sociale. Allora, rispetto al primo, io ricordo che ovviamente eravamo tutti d'accordo sul tema affrontato dall'emendamento, c'era da specificare, diciamo, in considerazione che è l'impianto stesso che è dotato dell'equipaggiamento, quindi la prima parte, gli assegnatari sono tenuti a dichiarare che si impegnano a rispettare le norme di sicurezza, io aggiungerei e altresì a provvedere a dotarsi equipaggiamento, aggiungerei così come previsto dalle singole convenzioni o dei singoli affidamenti. Comunque si deve fare riferimento quando sul tema. Cioè tu dici bisogna riportarlo di nuovo nella convenzione. Quando io affido l'impianto a livello temporaneo o stagionale, ovviamente ci deve essere un riferimento sul tema della sicurezza, di chi fa cosa, se l'estintore, cioè, no, capito? Cioè, essere così. Si può calibrare, forse si può calibrare scuola per scuola, palestra per palestra, impianto per impianto, in questo senso, cioè si può calibrare anche l'occorrente, quello che serve. Magari ci può essere qualche palestra che è mancante di qualcosa, se se ne fa carico l'associazione, allora è un conto. Si dovrebbe fare riferimento nell'atto di assegnazione, se la palestra è dotata o l'associazione si deve impegnare a portare qualcosa di suo, questo voglio dire. L'importante è che non manchi, ecco. Presidente, però una palestra non può non essere dotata. E quindi cosa gli dice l'associazione di dotarsi dell'equipaggiamento utile per il primo soccorso?
Ma guarda, per tornare al caso piscina, tu sai benissimo che ogni società lo prevede la legge, lo prevede la legge. Hai proprio defibrillatore, eppure la piscina è dotata di un defibrillatore, giusto? Per dirne caduto, una. Chiuso, io, caduto, chiuso. Quindi, vabbè, quello che è proprio per questo, è proprio perché poi può capitare che la scuola è dotata, però è chiuso, perché quel giorno non può fare una cosa qualsiasi. Ecco perché io dico, comunque, Cesare, non però, viene, però, deve essere esonerata. Sono tutti argomenti che certamente sono trattati da un quadro normativo, che non è un regolamento comunale. La responsabilità rispetto a associazioni sportive è sull'approccio al primo soccorso, cioè noi dovremmo fare riferimento a qualcosa di già esistente, a mio avviso dovremmo fare un minimo di ricerca, potremmo fare dichiarare di essere, diciamo, al passo con quanto previsto dalla legge ma dubito, sono certo che ci sarà un riferimento normativo di un'associazione che fa attività di sportive rispetto al tema del primo soccorso e di quali sono gli obblighi, e così è troppo generico. Ma anche per i bambini che fanno educazione motoria, educazione fisica, diciamo a scuola, è chiaro che la palestra teoricamente dovrebbe avere le minime dotazioni, perché dico, questo avviene anche quando lo si fa. Poi sappiamo che la cosa non sempre, diciamo che teoricamente si potrebbe dire che queste cose vanno verificate all'atto della convenzione, cioè la società sportiva è chiaro che deve verificare con il dirigente scolastico, tanto l'atto lo firmano insieme, deve verificare che le dotazioni siano complete, altrimenti non si può fare una convenzione, o comunque le deve fornire in quel caso l'associazione, qualora non siano già presenti. Però sì, io riferimento alla convenzione che poi viene stipulata lo farei, perché poi, ripeto, può cambiare la situazione da scuola a scuola, da impianto a impianto. E il problema normativo, Francesco, noi l'avevamo chiesto, se ricordi, ma noi non abbiamo avuto risposte puntuali a tutte le nostre domande, che ne parliamo da almeno 6 mesi di questa cosa. Va bene, allora questo argomento lo potremmo trattare quando la Vicari ci consegnerà, spero in settimana, o al massimo la prossima, il regolamento accuratamente rivisto, e gli sottoporremo questo aspetto, diciamo, di inserire questo emendamento, questa proposta, magari non tale quale, con qualche piccola modifica, in modo da aver recepito, diciamo, il suggerimento utile dei colleghi. Tutto questo lo salvo, così non lo riperdo. L'altro emendamento l'hai trovato? Sì, l'ho letto poco fa. L'ho letto. Una cosa che, diciamo, si deve valutare, secondo me, è, sì. Non lo so, se c'è un decreto di riferimento o qualcosa, deve contenere questo primo, perché io posso avere la valigetta di primo soccorso, posso parlare di pronto soccorso e dentro avere, non lo so, il cerottino. Allora facciamo una cosa. Allora, e se succede qualcosa, dice, no, ma io la valigetta di primo soccorso l'avevo, dove era scritto che dovevo avere il defibrillatore? Non so, attenzione a quello che scriviamo. Facciamo una cosa. Altra osservazione, scrivere che bisogna avere sempre disponibile un mezzo di comunicazione per allertare il sistema di emergenza. Sembrerebbe una sciocchezza, però non lo è. Cioè, in un momento drammatico, dove i secondi sono importanti, il fatto di avere sempre e comunque a disposizione il mezzo di comunicazione che mi possa subito far chiamare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, non lo so, ecco, anche questo è importante, secondo me va valutato meglio. Cioè, sono d'accordo sull'inserimento dell'emendamento, però forse bisogna essere più precisi rispetto a quello che il consigliere ha proposto. Non so se siete d'accordo. Io sto in diretta inviando l'emendamento alla dottoressa Vicari, gli emendamenti alla dottoressa Vicari, in modo da, la prima volta che viene, leggiarli a guardati.
Valentina, ma che tu sappia, proprio il riferimento che so questa cassetta di pronto soccorso, cosa debba essere previsto all'interno? Secondo me sì, bisogna cercarlo e secondo me fare riferimento a questo. Ecco, quindi potrebbe essere, ecco. Dotati di cassette di cui alla legge di cui alla, per cui non ci può essere solo il cerottino o un po' di alcol denaturato. Certo, il primo soccorso, dico, posso pensare anche alla soluzione fisiologica per esempio, al flacone. Certo. Poi lì chi lo non lo so, è da rivalutare, da vedere, ne riparliamo magari dopo E poi credo, ma questo credo che già chi ha una società, un'associazione che pratica attività sportiva, credo che già lo debba avere inserito nel suo proprio organico l'operatore che comunque abbia fatto un corso di, appunto, di primo soccorso. Questo credo che sia è giusto, la formazione. Credo che nelle figure vedi, il defibrillatore ci può essere, ma se poi non c'è nessuno che lo sa usare, sai, forse è meglio non averlo. Scusate, io lo metto tra virgolette questo, certo, che ho detto, però purtroppo è così, bisogna saperlo utilizzare. Poi ho trovato una cosa interessante: obblighi di sicurezza, associazioni sportive dilettantistiche. C'è tutto un preambolo, eccetera, soggetto all'applicazione del decreto legislativo 88. Le principali norme cogenti che impattano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si praticano attività sportive sono essenzialmente due: uno, norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, decreto Ministero dell'Interno 18 03 96, perché 30 non crede, integrato al decreto ministeriale 66 2005, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo, eccetera. La prima norma è di competenza del proprietario dell'impianto sportivo, che deve comunque garantire al gestore dello stesso, nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse, la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti, agibilità, dichiarazioni di conformità degli impianti, denuncia, verifica degli impianti messi a terra scarche atmosferiche, eccetera, eccetera. Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di audit iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore. La seconda norma cogente 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni è di competenza del gestore e o dell'associazione sportiva, che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 3 del decreto legislativo, al paragrafo: il presente decreto si applica a tutti i settori di attività privata e pubblica di rischio. Particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative non capisco se le luci le puoi accendere, Cesare. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che può identificarsi anche con il datore di lavoro, vabbè, individuazione preposti. Comunque ci sono una serie di messe in sicurezza i luoghi di lavoro, perché vabbè, poi comunque magari è collegato anche al discorso attività sportiva. Ve lo metto nella chat, se volete, in quella di collega Caputo. No, il riferimento sul contenuto che del diciamo di medicazione è il decreto 388 del 2003 Bisogna vedere se poi è stato ulteriormente aggiornato, perché sono in elenco tutto ciò che deve contenere. E quindi, però Francesco, è completo di tutto, però in realtà non è segnato il defibrillatore. Siccome è un decreto del 2003, non vorrei
che negli anni successivi ci però stato, diciamo, mi sembra di capire rispetto alla proposta che la linea condivisa dalla commissione è di recepire ovviamente l'idea di sottolineare questo aspetto che proviene dalla settima commissione, ma fa riferimento a un decreto legge. Non vogliamo sembrare che un regolamento comunale noi abbiamo le competenze per imporre o decidere chi deve fare cose, quindi io, se siete d'accordo, girerei questo consiglio e chiederei un parere alla dottoressa Vicari che faccia le ricerche rispetto al quadro normativo aggiornato e da parte nostra recepiamo questo argomento facendo riferimento agli obblighi previsti dalla legge del... Sì, sì, sono d'accordo. E chiedendo anche che la futura, la convenzione o l'atto di affidamento faccia chiaramente riferimento a questa materia, cioè farei un rafforzativo o un riferimento normativo comunque che certamente c'è. Comunque c'è anche un riferimento che vi ho girato nella chat, lo potete vedere dopo, di Orizzonte Scuola: rischio contagio e palestre in uso ad associazioni, chi deve controllare rispetto a protocolli di sicurezza, cioè il rispetto dei protocolli di sicurezza. E quindi questo è interessante perché comunque appunto dobbiamo anche prevedere, ecco, queste casistiche, no? In molti studi, lo strumento che regola i rapporti tra questi soggetti è quello della convenzione, quindi quello che diceva il presidente, ovvero un documento che disciplina il rapporto tra l'amministrazione comunale e il soggetto affidatario per la gestione della palestra e attività a contorno, ovvero piani di emergenza, primo soccorso, utilizzo delle attrezzature, pulizia e sanificazione dei locali. Qui parliamo appunto della sicurezza poi tout court, visto che la palestra è utilizzata sia dalla scuola che dall'associazione, l'uso promiscuo della palestra necessita della definizione di precise procedure per la sua gestione giornaliera. Risulta indispensabile definire tra scuola e soggetti esterni le modalità di comunicazione e segnalazione di eventuali carenze, rotture, pericoli e quant'altro possa creare pregiudizio alla sicurezza degli utenti dei locali. Nella convenzione devono essere chiaramente indicati i compiti e le responsabilità delle associazioni sportive accesso all'utilizzo dei locali scolastici. L'associazione con la firma della convenzione si assume la responsabilità civile e patrimoniale per ogni danno che possa derivare a persone o cose allo svolgimento delle attività o dall'uso dell'impianto sportivo durante le ore assegnate, esonerando il comune e le istituzioni scolastiche da ogni responsabilità. Resta a completo carico dell'associazione qualsiasi risarcimento per i danni di cui sopra. L'associazione deve essere in possesso di apposita polizza assicurativa connessa allo svolgimento, eccetera, eccetera, il legale rappresentanza. Qui c'è pulizia e riordino degli impianti, però io pensavo alla salute, ma sulla salute non trovo tanto. In caso di segnalazioni relative alla mancata effettuazione di pulizia e riordino dei locali, l'amministrazione potrà far effettuare a ditte esterne gli interventi e le relative spese in questo caso saranno addebitate all'associazione individuata come responsabile, oppure questo però è sui luoghi, insomma, più sui luoghi che non sul cassetto primo soccorso per la sicurezza SD. Qua c'è l'altra, pronto soccorso per la sicurezza nell'SD. Le associazioni devono rispettare gli adempimenti previsti al testo unico sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, decreto legislativo numero 81 del 2008, quello che era anche nell'altro articolo. Per una corretta e sicura gestione dell'ente e delle attività, le procedure prevedono documento valutazione rischio, addetto antincendio e primo soccorso, la redazione del piano di emergenza, predisposizione di una cassetta di sicurezza contenente i presidi previsti dal decreto ministeriale 388-2003, quello che diceva la collega, mi pare, una copia del piano di planimetria, i numeri telefonici per emergenze, la consegna del DPI, dispositivi di protezione individuale se necessario. Questo ve lo giro pure, così sono i riferimenti che abbiamo individuato. Dopodiché chiaro anche i numeri di emergenza, il mezzo, esatto, di comunicazione. Viviana, ti chiedo la cortesia di poterti riappuntare anche in un file che scarichi in una cartella, in modo che quando avremo la dottoressa Vicari, spero a breve, nella discussione li abbiamo subito al volo. Se li puoi scaricare questi file, li metti in una cartella. Io a seguire per ora li ho messi nella chat, sì, quindi sì, perché sono già quattro link, quindi diventa anche facile per tutti. Però sì, poi li salviamo, li salvo in un Word oppure direttamente li scarico nella cartella impianti sportivi, gestione impianti sportivi. Poi okay. Poi quando finiamo chiudiamo un attimo questo argomento, ho da fare un paio di comunicazioni, Francesco. Palle, perché io stavo per chiudere.
Ok, allora, intanto rispetto al ho sentito appunto hai parlato della possibilità di un'audizione con la commissione attività produttive. Al riguardo, io volevo invitarti a sottoporre alla commissione produttive una nostra proposta, o meglio, una mia che in realtà è della commissione, penso, perché ne abbiamo parlato in commissione, quindi credo che possa esserci assolutamente unanimità in questo. Peraltro il Collegio dei Revisori ha risposto alla commissione, cioè a me, però mi ha chiamato commissione sostanzialmente, non mi ha chiamato consigliera Lo Monaco, quindi già come dire, siamo in discesa. Vi ho girato il documento, la nota, la richiesta che avevo inviato al Collegio dei Revisori di revisione del proprio parere con riferimento all'articolo 23, che sarebbe l'articolo, diciamo, la norma transitoria che riguarda i DEORS, diciamo sinteticamente il regolamento sui DEORS che abbiamo così come modificato nel 2020, ci hanno inviato, come sapete, per come richiesta di parere, e io direi che questo ha urgenza, cioè se non domani, dopodomani lo dobbiamo assolutamente affrontare, perché non deve mancare per noi. Quindi la modifica ulteriore del regolamento sui DEORS con l'introduzione di modalità di semplificazione per l'ampliamento, insomma, del suolo pubblico, comunque per la definizione della concessione. Io, sulla scorta di quello che ci eravamo detti in commissione, in audizione col presidente del collegio, mi ero permessa, ma ve l'avevo anticipato, di scrivere, fare una ricognizione puntuale della convenzione, del contratto di servizio in essere con Amat, tra Comune di Palermo e Amat, e con le contraddizioni che sono emergevano chiaramente nel regolamento sui DEORS, precisando che evidentemente le nuove proposte avanzate dall'amministrazione nulla fanno se non aumentare la confusione. Perché invece di andare a modificare quell'articolo che introduce i ristori, e che non potrebbe introdurre i ristori, perché lo stesso presidente del Collegio dei Revisori, a domanda netta, diretta e precisa mia, ha risposto sì, effettivamente comanda il contratto di servizio. Quindi se comanda il contratto di servizio, tu non puoi in data successiva, 5 anni dopo, scrivere una cosa che va in contrasto con il contratto di servizio. Però loro, anziché eliminare questa contraddizione come amministrazione, quindi il capo area, il dirigente, cioè il dirigente è la dell'assessore, hanno ulteriormente amplificato questa confusione, inserendo nell'articolo 23 di nuovo la situazione della possibilità del ristoro per Amat, che non è prevista dal contratto di servizio e che diventerebbe anche una norma permanente, quindi non è soltanto legata al come norma transitoria, e poi c'è scritto che questa cosa si manterrà nel tempo. Si deve considerare che questo aspetto si manterrà nel tempo. Ora, io avevano detto in commissione registrata che se noi avessimo fatto richiesta di un nuovo parere, loro lo avrebbero rivalutato alla luce, probabilmente dando un parere opposto, quindi rispetto a quello già esitato, diciamo valutando anche le nostre osservazioni. Non so se ricordate, comunque avevano detto così. In realtà io, dopo che ho fatto questa richiesta, ho ricevuto indietro un secondo parere che di fatto riprende tutte le mie parole, quindi tutte le mie premesse, ma di fatto ribadisce la necessità di mantenere degli equilibri di bilancio. E pertanto, per paura di creare e di fare danno a livello proprio contabile, meramente contabile, si preferisce fare un atto illegittimo. Cioè, la sintesi è questa. Loro non scrivono questo, ma questa è la mia interpretazione. Quindi io vi proporrei di utilizzare le premesse che già ho utilizzato per la richiesta, diciamo, di secondo parere, di revisione del parere, è di utilizzare quella come premessa e poi di sottoscrivere tutti insieme, casomai anche con la Commissione Attività Produttive, delle proposte di emendamento che vanno a modificare l'articolo, non ricordo più se è il 21, comunque l'articolo del
sui Deors, che introduce la questione, cioè che è contraddittorio, perché nel comma precedente dice che per tutte le cose fa fede il contratto di servizio e al comma successivo dice che comunque si prevedranno dei ristori per Amat in caso di concessione, di sottrazione di stalli blu, e quindi quindi farei un emendamento lì e un emendamento all'articolo 23, che è quello nuovo che viene introdotto, dove non si dovrebbe parlare di ristori, perché nel contratto di servizio non è previsto. Poi se domani andiamo a modificare il contratto di servizio, allora andremo anche a modificare nella stessa maniera anche il regolamento sui Deors. Cioè, questa è la mia proposta, per cui se c'è condivisione... io vi ho girato tutto, vi avevo girato la scorsa settimana, credo venerdì, tutto quello che ho inviato e che ho ricevuto. Quindi questa è intanto la proposta, Presidente. E poi avevo un veloce insomma, riferimento, dato che con l'assessore Petralia avevamo iniziato a dibattere su un paio di questioni. Io vorrei chiedere alla Commissione di effettuare un sopralluogo particolare, come già vi ho detto, io vorrei quantomeno ogni settimana andare a fare un sopralluogo, non ogni settimana, anche due volte a settimana, anche tre volte, non mi interessa. Il punto è un altro, che io vorrei avere contezza come Commissione, come consigliera comunale, intanto, di quello che è il file che ci ha presentato il patrimonio degli impianti sportivi. Se voi l'avete consultato dopo 4 anni che lo chiedevamo, finalmente noi lo abbiamo avuto dopo che abbiamo precisato ogni volta che era sbagliato, il file che ci è giunto dal patrimonio nel formato corretto richiesto poi da noi di nuovo in Excel, ritroviamo degli impianti sportivi sui quali in taluni casi c'è scritto se c'è una società sportiva che li gestisce, quindi sono assegnati a una società sportiva. In altri casi non c'è scritto se sono assegnati, se c'è il comune che li gestisce in modo diretto, e mi è capitato tra le varie indagini fatte, diciamo anche a passaparola, di verificare che ci sono impianti sportivi che in realtà sono sulla carta, ma poi se vai lì trovi dei magazzini. Allora, io diciamo, in particolare per via Alias, giusto per dirne una a casaccio, ce n'è una che sarebbe una palestra in via Alias Francesco Maria, credo sia zona Auditore, Alias Francesco Maria, voi potrete vedere che dal file risulta esserci una palestra che in realtà poi non è presente, cioè l'ingresso di un condominio. Ora, quantomeno avere contezza, cioè verificare se quel file corrisponde a realtà e dove ci sono delle celle non compilate, quindi chi lo gestisce, se è stato venduto, regalato, se non esiste, cioè inutile dire, anche alla luce del nuovo PRG, inutile dire che c'è una palestra e quindi vocazione sportiva, e quindi diciamo anche sappiamo bene che poi questo ha delle refluenze anche sul PRG, no? Perché noi sappiamo che in un certo territorio abbiamo X metri quadri dedicati allo sport o dedicati alle scuole. Viviana, e quindi fammi capire su questo elenco degli impianti sportivi. A me piacerebbe che noi avessimo contezza, impianto per impianto, di queste strutture, ok? Quindi in particolare io ho verificato questa qui, che appunto non è di fatto, non è presente, quindi o andiamo a fare un sopralluogo come commissione e ce ne rendiamo conto di presenza, dato che noi all'assessore allo sport, ve ne ricorderete, abbiamo chiesto una narrazione puntuale, no? E un file puntuale dicendo questo è quello che risulta dagli archivi, questo è quello che risulta dai miei sopralluoghi, cioè questo lavoro l'avrebbe potuto fare l'assessore, scusatemi, ma non mi risulta che sia stato realmente fatto. Sul falso miele, la diatriba che abbiamo avuto, io non ho nulla contro l'associazione sportiva alla quale è stato dato in gestione un impianto sportivo di 5.400 metri quadri, però tutto attorno all'impianto sportivo, forse anche dentro l'impianto sportivo, ci sono delle aree abbandonate, ad esempio in via dell'Airone, e se ricordi Francesco, ho chiesto
alla commissione, a te come presidente, di effettuare un sopralluogo in via dell'Airone mesi fa. Poi tu hai detto che avevi parlato con gli uffici hanno detto che c'era un contenzioso in atto. Io ho parlato con l'associazione, e l'associazione, dopo che avevo l'ordinanza in mano, l'associazione sostiene di non aver mai ricevuto l'ordinanza di sgombero. Adesso l'assessore mi viene a dire che però loro stanno facendo un lavoro meritorio. Io non sto mettendo in discussione il lavoro meritorio dell'associazione. Ma io sono io mi metto alla parte dell'amministrazione che da sei anni non riceve un canone, ok? E abbiamo un debito di 115.000 euro. Okay. Io non ti voglio zittire, sono tutte cose interessanti, però come si suol dire, tu poi parti per la tangente. No, lo dico perché vi sto facendo un quadro, se ritenete. No, ma stai aprendo tanti, tanti tasselli, allora andiamo, cioè, altrimenti. Vi ho lanciato degli sì, però. Me ne questa cosa altro. Per esempio non la sapevo e ti ringrazio, no, ma ti ripeto, veramente non è uno, se, questa mi giunge nuova, cioè questa cosa che hai aggiunto ora su via dell'Airone, perché io fermo, che non potevamo fare un sopralluogo perché c'era in atto un'azione di sgombero, hanno sbagliato una perché non abbiamo messo i comunali, però dico, sei partita da un elenco, da una richiesta di fare sopralluogo, poi hai fatto un cenno cioè andiamoci per gradi. Intanto c'è la collega Caputo, poi io volevo chiudere, però chiudiamo anche sintetizzando, però devi lasciare al vuoto le tue parole, aspetta un attimo. Aspetta, sentiamo la collega Capolo. Volevo aggiungere a proposito dei sopralluoghi, Viviana, noi abbiamo fatto due sopralluoghi al palazzetto dello sport. All'assessore che cosa ho chiesto io? Forse appunto Francesca era andato via, ma forse Cesare era ancora collegato. Ho chiesto qual è il cronoprogramma, quali sono i tempi. Ora l'ultima volta che c'era l'assessore. Esatto, esatto. Allora è stato risposto che ormai il comune ha finito i lavori, probabilmente il comune si doveva interessare probabilmente del tetto, ho capito bene, quindi questo lavoro è stato completato. E adesso che succede? E allora lui ha detto no, io non sono in grado di rispondere, dovreste voi confrontarvi con gli uffici, Cesare ricordo bene, con io. Così è, così. Quindi per carità si potrebbe andare a fare anche un terzo sopralluogo al palazzetto dello sport, però ecco è questo. No, però, ho detto una cosa diversa, però vale. Posso fare sintesi? Vai Valentina. Ultima cosa, Francesco. Certo. L'importanza è, si ricollega anche all'assessore della cultura Mario Zito. Io leggevo che gli operatori dei settori del settore, quello grandi spettacoli e grandi manifestazioni, si lamentano perché a Palermo non c'è una sede valida per poter fare le grandi manifestazioni. Il palazzetto dello sport è fuori uso, il velodromo pure, Castello a Mare no, perché ci sono i lavori al porto, il Teatro della Verdura verrà utilizzato soltanto dal Teatro Massimo. A Favorita non se ne parla. Le grandi manifestazioni tutte a Catania, Cirreale e Trapani. Allora, penso che questo non vada bene, quindi dovremmo capire veramente, ecco, il palazzetto dello sport, perché sono fermi questi lavori? Vorrei capire, perché va bene, il comune ha finito il tetto e adesso cosa succede? Ma io a proposito di quello che sta dicendo la collega, se dovessimo fare un sopralluogo al palazzetto dello sport, io chiederei agli uffici di contattare anche i responsabili del CONI, perché il prosieguo dei lavori è affidato al CONI, sono fondi CONI. E quindi assodato il fatto che comunque il comune ha fatto la sua parte, la copertura del tetto, va bene, ma che il cronoprogramma lo si conosca anche attraverso gli uffici, i tecnici del CONI, secondo me sarebbe importante. Quindi se dovessimo fare questo sopralluogo, chiedere agli uffici di mettersi in contatto con il responsabile del CONI e del CONI regionale, perché si possa arrivare a un cronoprogramma certo. Ma più che un sopralluogo, una convocazione ufficiale da parte della commissione, certo, diretta, certo. Dire noi pensiamo di fare. Allora, posso fare una proposta? Allora, però no, vorrei essere francese. Io penso che il collega Francesco ha un elenco che ci è stato inviato su nostra richiesta e più volte sollecitato anche dalla collega, e che comunque al di là dei VIP tra gli impianti sportivi come può essere il palazzetto, pare che scorrendo la lista vi siano anche degli impianti meno conosciuti ai più.
E allora la collega Lo Monaco, al di là delle questioni già aperte e ovviamente che rappresentano, diciamo, purtroppo una situazione drammatica dell'impiantistica sportiva, fa anche riferimento a casi specifici di piccoli impianti, probabilmente anche in luoghi delle nostre periferie. E quindi ci sollecitava comunque a riprendere i sopralluoghi sia per i grandi temi, sia anche per la piccola impiantistica che comunque è prevista nell'elenco. Lamentando anche il fatto che comunque se all'inizio stava nelle cose che l'assessore era da poco nominato, dopo un anno, essendo l'elenco, diciamo, questo lavoro di incrocio sarebbe bello e utile un confronto. Allora, come vorrei concludere sintetizzando, siccome mi è stato anche riferito che dopo che io sono andato via è stata condivisa con l'assessore Petralia per il prossimo 9 luglio, che dovrebbe essere venerdì, una nuova convocazione alla presenza dell'assessore Prestigiacomo, io partirei intanto da venerdì nel fare anche questa nostra richiesta, queste nostre richieste, perché abbiamo davanti i due assessori che coprono tra impiantistica sportiva e materia delegata e a 360 gradi l'intera materia. E poi ci determiniamo a eventualmente sopralluoghi che hanno certamente una funzione non solo di sollecito, ma anche di riscontro rispetto a, per esempio, diceva la collega Lo Monaco, non è assolutamente nelle cose che l'associazione ha saputo di uno sfratto imminente, cosa che non era arrivato. Quindi magari anche i sopralluoghi servono per poi vedere un'altra faccia della medaglia, che tante volte è diversa da quanto ci viene rappresentato. Quindi io su questo, diciamo, condivido. L'unica cosa è che potremmo programmarlo per lunedì prossimo, sempre un sopralluogo. In settimana ci determiniamo da dove iniziamo, sempre che siamo in attesa, diciamo, della congiunta con Zacco, e vediamo se farla o lunedì o martedì. Facciamo Zacco e sopralluogo, potremmo rimanere così. Li rimando la settimana prossima perché penso sia utile avere un confronto con Prestigiacomo e Petralia. E su questo vorrei concludere, perché la segreteria mi aveva chiesto, in considerazione che gli assessori già li abbiamo bloccati, ma per essere sicuri rispetto a chi invitare, se potete comunicare, oltre a Petralia e Prestigiacomo, chi dovremmo invitare venerdì per gli uffici. Oggi questo è... ricercatissimo. Però, Presidente, così dico, saltiamo interamente una settimana. Io ho messo tutto dentro, diciamo, il contenitore. La settimana non è saltata. Se mercoledì e giovedì c'è il consiglio comunale, abbiamo avuto l'abitudine o di non fare la commissione o di evitare sopralluogo. Esco, però al netto di sopralluogo, fare il sopralluogo oggi, però neanche lo voglio fare a Ferragosto il sopralluogo, siccome siamo 5 anni. Fare il sopralluogo per domani non mi sembra opportuno. Venerdì già abbiamo due assessori convocati. Quando dovremmo fare il sopralluogo, se ti ho detto prima data utile lunedì? Mi parli di Ferragosto, non lo so. Viviana, organizza tu, io non ho, no, a me non mi permetto di organizzare i lavori della commissione. Siamo 5 persone. Tu allora, sei stato previsto a fare la sintesi e accogliere lo spirito. Decidete. Abbiamo X impianti sportivi. Io non ho difficoltà a dire, lo possiamo fare anche senza fare la commissione. Lo dicevo per un fatto di formalità e anche di registrazione della seduta, anche per chi non può partecipare, essere in qualche modo presente. Ci sono commissioni che fanno, diciamo, sopralluoghi quasi ogni giorno. Io non sto dicendo di farlo ogni giorno, sto dicendo però se c'è una necessità, e ripeto, ad agosto io vorrei fermarmi una settimana perché non ce la posso fare, e al contempo dico, ci può essere un collega che magari a fine luglio può avere un impedimento. Siamo al 5, non andrei io direttamente al festino per iniziare a fare i sopralluoghi. Approfitterei che abbiamo, comunque c'è martedì, mercoledì e giovedì, sono 3 giorni. In questi 3 giorni uno dedicarlo a un sopralluogo non mi sembra una cosa complicata, anziché rimandare l'organizzazione a lunedì prossimo. Questo è il mio punto di vista, però ripeto, se per voi non è importante, ci vado io a fare il sopralluogo, però io ci tenevo a coinvolgere la commissione, ma se questo non è possibile, io comunque l'elenco prima di agosto, l'elenco me lo spulcio tutto e voglio andare a vedere se c'è corrispondenza tra quello che c'è scritto in quello che dice il patrimonio, i metri quadri, il perimetro, se ci sono attività abusive accanto, come ci sono, e qual è la situazione insieme alla munnizza e alle segnalazioni
che c'è, perché noi parliamo di riprendere le periferie o di riprendere, diciamo, di essere presenti nelle parti, diciamo, dimenticate della nostra città, perché è sempre Palermo. Ma se noi non ci facciamo vedere, se al contempo diventano solo discariche, cioè accanto a quell'impianto sportivo di 5.400 metri quadri c'è una discarica perenne, allora anche andare lì e dire mettiamo la telecamera, cerchiamo di dire che non ci siamo, quando sono andata io da sola a un certo punto mi hanno fatto capire che me ne dovevo andare, ok? Perché così funziona, perché non ci hanno mai visto là, perché non vedono le istituzioni là, quindi... Io ve lo sto dando come input per l'ultima volta. Dico, poi facciamo viceversa, se la maggioranza della commissione preferisce ripensarci la settimana prossima, va bene. Io penso che siamo già in ritardo su questo fronte. Allora, colleghi, proposta della collega Lo Monaco: domani, mercoledì o giovedì fare un sopralluogo. Esprimetevi. Allora, no, allora dico, domani logicamente non c'è il tempo per potersi organizzare, quindi sicuramente, però tra mercoledì e giovedì c'è un giorno che c'è il consiglio comunale alle 11 ed è il giovedì, esatto. Però basta farlo alle 9, diciamo. Alle 9. Il problema non si pone, e se io sarei più propenso per giovedì, avendo un po' di tempo in più magari per poter organizzare, perché a questo sopralluogo io chiederei comunque la presenza anche degli uffici, perché se quello che dice la collega è vero, e non ho motivo di dubitare, che in via Alias risulta un impianto sportivo e poi invece è un condominio o altro, qualcuno dovrà rispondere e poi fare una verifica e aggiornare. Allora, giovedì va bene per tutti? Via Alias, iniziamo da questo impianto? Allora. Per me va bene, se riusciamo ad abbinare qualcos'altro in zona, tenuto conto che, diciamo, poi lì ci accorgeremo probabilmente che non c'è, diciamo, l'impianto, quindi possiamo riprendere il file e valutare se c'è un impianto proprio lì, magari nei... E domani ci aggiorniamo su abbinare qualcosa con Vialias. Vi avevo fatto una richiesta per capire, in modo che oggi parte la convocazione per venerdì, oltre i due assessori, chi invitiamo? Stiamo parlando di... Avete fatto la richiesta all'assessore Petrantino di ritornare in commissione insieme all'assessore Prestigiavolo. Dobbiamo invitare anche uffici e quali? Allora, io ti anticipo che, pur sapendo, perché diciamo quello abbiamo chiesto noi all'assessore, la sua presenza, e il primo giorno utile per l'assessore era venerdì, però purtroppo io venerdì avrò qualche problema a potermi collegare. Comunque io credo che vada invitato l'ufficio dell'edilizia, edilizia pubblica, settore impiantistica sportiva. Questo è fondamentale. Quella che una volta era l'ufficio del dottore, dell'architetto Merlino, ma dove c'è pure l'architetto, l'ingegnere Enrico Bono. Questo è l'ufficio. Se puoi dare una mano alla segreteria con Daniela appena finiamo la commissione per individuare l'indirizzo esatto attraverso un po' Prestigiato. L'argomento qual è? Generale o in qualche impianto in particolare è stato richiesta la presenza dell'assessore Prestigiato con Petralia? No, era tutto, l'aveva chiesto l'assessore, aveva detto sostanzialmente, io ho detto ma lui verrà, penso, aggiornato settimanalmente dell'avanzamento dei lavori degli impianti sportivi, ma lui sostiene che comunque è opportuno apprendere dalla viva voce degli uffici gli aggiornamenti su tutti gli impianti sportivi, quindi teoricamente tutti gli impianti. Ricordo anche che aveva detto l'assessore che all'inizio di questa settimana avrebbe dato conferma dei tempi esatti della risoluzione delle criticità dell'impianto di Palme. Aveva detto dell'abbattimento della veranda, c'è cioè il piano di abbattimento, vi ricordate? Aveva detto già l'ordine del giorno di venerdì, li convochiamo su quale argomento? Cantieri presso impianti cantieri sportivi? Cantieri impianti sportivi, sì. Cantieri impianti sportivi. Lo dico perché poi giustamente la segreteria ha difficoltà a chiudere le note che devono partire. Va bene.
la segreteria che ci ascolta, tutto è chiaro, oltre i due indirizzi, il terzo indirizzo lo concordate col collega Mattariano, e l'oggetto della convocazione è cantieri impianti sportivi. Venerdì lo facciamo alle 9, 9 e mezza, a che ora? 9 e mezza. Considerando che c'è... No. 9 e mezza, vabbè, 9 e mezza. Poi volete. Allora, se riuscissimo, però io non voglio mettere in difficoltà nessuno, se riuscissimo a farlo alle 9 potrei tentare di esserci per una mezz'ora. E allora facciamolo alle 9 e ci tenti. Va bene. Scusatemi, l'ultima cosa, l'assessore Sala per caso abbiamo deciso anche di riaggiornarci, se ricordate si parlava di 15 giorni che sono già passati, se ricordate lo avevamo interrogato sempre parlando di impianti sportivi rispetto al palascherma, sia al campo bianco che al pallone, dico deve passare un altro anno, come vogliamo organizzarci? No, non per colpa nostra, intendo dire che se andate su internet ogni anno vedete le dichiarazioni dei vari assessori e i sopralluoghi delle varie commissioni. No, era solo... Chiederò all'assessore Sala un aggiornamento e di venire in commissione. Alle ore 11:12. Ci sono altre comunicazioni, richieste? No, Francesco, volevo capire solo... Ma gli altri la domanda, Viviana. No, sì, ok, però non ho capito cosa mi hai detto rispetto all'incontro con le attività produttive per il regolamento sui The Horse, che mi sarebbe se piaciuto. Se ci giri la bozza dell'emendamento lo condividiamo e così ti facciamo sapere anche domani stesso come, va bene, come regolarci. Siete d'accordo, dico nel principio, non vorrei che poi... Viviana, è inutile che ti prendi in giro, è evidente che rispetto a un emendamento su una delibera del genere devo avere un confronto anche col gruppo, non è un lavoro di commissione, giusto? Mi farebbe piacere condividerlo, però girami l'emendamento così lo guardo con attenzione, lo giro al gruppo e spero di comunicarti non solo la mia adesione ma di tutti. No, ma non lo voglio, attenzione, non lo voglio fare come singola consigliera, siccome era emerso anche in commissione, cioè volevo capire se però la commissione... Ti hai buttato giù l'emendamento? Conferma, dico... Ma tu ora l'hai letto questo emendamento, no? Ma io non ho... Scusatemi, io non ho fatto l'emendamento, ma sapete bene quello che è proposto nell'ipotetico emendamento. Dei ristori ad Amazon, di modificare il regolamento di The Horse. È chiarissimo. Siccome si parlava di emendamento, pensavo che tu già avessi... No, io sto aspettando voi per capire se lo possiamo fare. Cioè, se vi va bene usare quelle premesse che ho utilizzato per chiedere il nuovo parere alla... Cioè, mettendo quelle premesse, alla luce delle discordanze che emergono... Diciamo però che quel parere, tu sei stata brava perché sei sempre pronta... No, colleghi... Un momento, Presidente, perché la collega è stata bravissima, efficiente, e subito dopo la seduta ha fatto la richiesta. E bisogna darle atto che è stata prontissima, però questa nota... Doveva uscire a firma della commissione, perché ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto, la commissione chiede al presidente della revisione dei conti di rifare cose. Quindi, giusto per dirti, brava, bravissima, perché sei sempre celerissima, solerte, diciamo, la prossima volta mi aspetto. Era talmente chiaro questo passaggio che la collegio dei revisori ha risposto alla commissione. Ma infatti, allora, il collegio ha risposto alla commissione, però dico anche una cosa, Cesare, io questo tema l'ho posto io come consigliera comunale in consiglio comunale più volte e me ne darai atto. Cioè, ho preso la parola e ho affrontato l'argomento più volte e in commissione ho argomentato in primis io facendo riferimenti puntuali. Poi che tutta la commissione sia d'accordo, infatti noi è una cosa che avevamo affrontato in commissione. È chiaro però che se lo predispongo io la nota, la faccio a firma mia, non la posso, io non sono presidente o vicepresidente di una commissione e neanche posso, diciamo, potete immaginare che io da componente
dico, è capitato qualche volta, è capitato anche con qualche comunicato stampa che magari ha abbozzato la collega Chinnici ed è stato mandato quella commissione, non è quello, però se io faccio una richiesta di parere è chiaro che la devo sottoscrivere, diciamo, perché voglio dare formalità per una ragione, Presidente, che loro, Vicepresidente, che loro mi devono rispondere formalmente. Cioè, il problema è la formalità, non è la paternità della richiesta, ma è c'è tanto di firma digitale e loro si assumono la loro responsabilità anche di una presa di posizione. Per me è importante perché è un tema che ho affrontato personalmente molte volte e poi è stato condiviso da tutta la commissione. Poi ognuno di noi come consigliere è libero di formulare una richiesta specifica al collegio. Purtroppo sì, dico, bisognava decidere, prendere una decisione e farlo, ma argomentarla. Io però, dopo tutto quello che tu hai detto, ti inviterei a rivederti la registrazione di quella seduta e fare le tue valutazioni. La cosa è andata, ci sta bene che l'hai fatta tu, io non ho assolutamente problemi. Non è né una firma che ci cambierà la vita, è il risultato che per noi è importante. Però io così, giusto per, dice, vai a guardare, a sentire quella registrazione e vedi così come avevamo argomentato e come eravamo rimasti. Però ribadisco, per me il problema non si pone. Ma se la commissione l'avesse fatto uscire la nota, la faceva ed era solo il rafforzativo, tant'è vero che il riferimento, poi il Presidente ha detto, comunque vale già come richiesta formale, io questo ricordo, vale come richiesta formale della commissione. Quello che fa riferimento a Cesare. Va bene, però io ho fatto dei riferimenti, se mi permettete, diciamo, diversi, erano gli stessi, che avevo fatto oralmente, però li ho ripresi puntualmente. Una cosa è l'impegno, Cesare, perdonami, della commissione, anche sotto registrazione. Quante volte abbiamo fatto richieste in commissione che non sono state poi, secondo te la risposta in 2 giorni è arrivata perché c'era stata la commissione o perché poi c'è stata una nota scritta? Purtroppo capita che gli uffici hanno bisogno di un sollecito scritto, un sollecito e di una, come dire, circoscrivere la cosa in forma scritta. Dico, non è che anche sul discorso della scuola abbiamo noi i sopralluoghi fatti dal consigliere Mattaliano e Ferrandelli, ma poi c'è tutta la commissione dietro. A me non interessa che poi la risposta o la nota la mandi Ferrandelli o la mandi Pincopallo, è un problema scolastico di sicurezza e l'affrontiamo tutti. È chiaro che c'è qualcuno che si pone a in qualche modo che fa da che rompe, diciamo, un attimo le linee, ma questa cosa mi è stata a cuore da mesi e tu lo sai. Questo fine settimana sei stata a mare? Sei stata a mare questo fine settimana? Che? Mi vedi nella carica, ti vedo. Nella carica ti vedo di lunedì, dico. Alle ore 11:18 dichiaro chiusa la seduta. Buona giornata a tutti, a domani. Grazie, a te. Arrivederci.